Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati negli studi di RTM, pronti ad immergerci nella bellezza dell'arte e della creatività grazie ai tanti ospiti che di settimana in settimana arricchiscono e preziosiscono il palinsesto di Tratti e Ritratti, il magazine dedicato alle eccellenze e a tutte quelle personalità di alto profilo che si distinguono ciascuno nel proprio settore di appartenenza: musica, cinema, teatro, pittura, fotografia, impegno nel sociale, giornalismo, moda e tanto altro ancora. Come sempre a raccontarsi volti noti del mondo dello spettacolo ed altrettante realtà meravigliose provenienti da ogni parte d'Italia, comprese ovviamente quelle che sono le eccellenze del nostro territorio che grazie al loro talento si sono imposte al di fuori dei confini regionali e perché no anche nazionali. E siccome noi di RTM non ci facciamo mancare nulla e scegliamo sempre il meglio per voi, oggi abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione un ospite straordinario che sono sicura che non ha bisogno di presentazioni, così come sono altrettanto sicura che vi terrà incollati davanti al televisore. Parliamo di un uomo carismatico, ipnotico, con un'indubbia presenza scenica, che è in grado di indossare vestiti diversi, ruoli diversi, con grande disinvoltura, districandosi tra il cinema, il teatro e il piccolo schermo. Tutte doti che fanno di lui un interprete sopraffino, oltre che uno degli attori più versatili richiesti nel panorama artistico, che è riuscito a raggiungere davvero vette professionali altissime. Uomo pragmatico e determinato, con una dote innata per la recitazione, il suo nome è legato a tantissime serie TV e fiction di successo, sia Rai che Mediaset, in maniera particolare quella del commissario Rex, dove abbiamo imparato ad amarlo ed apprezzarlo per ben 4 stagioni nel ruolo dell'affascinante commissario Lorenzo Fabbri, grazie al quale raggiunge l'apice della notorietà entrando nelle case degli italiani e soprattutto entrando nel cuore degli italiani. Classe 1964, con una carriera tutta da scrivere, la sua è una storia che parte da molto lontano, che ci porta indietro nel tempo, nel suo essere un bambino vivace, precoce e amante degli animali. Insomma, cari telespettatori, un personaggio che cresce, un ragazzo che cresce anche con la passione e il culto per lo sport, anche a livello agonistico nell'ambito del nuoto, e già da adolescente entra a far parte del mondo dello spettacolo, dapprima come fotomodello per la moda e per la pubblicità, per poi intraprendere subito quelli che sono gli studi di recitazione al Teatro Argentina, dove fa un incontro importantissimo, quello con il regista e sceneggiatore Giuseppe Patroni Griffi, che sarà per lui un importante punto di riferimento, non solo umano ma anche professionale. Sarà lui che gli farà amare i grandi classici, i testi moderni, che gli darà l'opportunità di recitare a fianco di pietre miliari quali Valeria Morricone, Umberto Orsini, Vittorio Caprioli, Franca Valeri e tanti altri, passando da pièce in pièce, come ad esempio Una volta nella vita, Romeo e Giulietta, Sei personaggi in cerca d'autore e tante tante altre ancora. Risale anche a quando aveva 18 anni il suo debutto nel mondo del cinema nel 1984 in Fenomena di Dario Argento, al quale seguiranno tantissime altre pellicole con tanti registi meravigliosi, da Dino Risi a Carlo Vanzina e Alberto Bevilacqua e tanti altri ancora. Protagonista di tantissime
tantissime fiction di successo, lo abbiamo visto nelle Tre Rose di Eva, Elisa di Livombrosa, Donna Detective, Solo per Amore, Rex e tante altre ancora. Ha vinto la 7ª edizione di Ballando con le Stelle, finalista alla 3ª edizione di Tale Quale Show, dando prova delle sue grandi capacità camaleontiche nel districarsi in tanti campi, e quindi non solo in quello della recitazione. Reduce dal successo di un bellissimo spettacolo teatrale, Metti una sera a cena, dove ricopre sia il ruolo di regista che di attore, dando anche un omaggio al suo grande maestro. Oggi siamo qui a parlare della sua meravigliosa carriera e dei suoi imminenti progetti. Ma non perdiamo tempo, perché c'è tanto da dire. Abbiamo con noi in collegamento Caspar Capparoni. Mi chiamo Caspar Capparoni e la mia passione è recitare. Qualcuno dice che incarno il perfetto cattivo. Altri, il perfetto buono. Ma non soffermiamoci su inutili particolari. Buonasera Caspar. Ciao. Buonasera a te e a tutti voi, non ascoltate gli spettatori. Ciao Caspar, veramente sono felicissima di poter fare questa chiacchierata con te. Sono sicura che ci racconterai tante cose interessanti. Speriamo, dai. Di tutto. Vedimi, sono a tua completa disposizione. Diciamo che oggi i nostri telespettatori saranno molto felici, perché vedranno insomma davanti allo schermo un volto, diciamo così, amico, no? Tra i tanti personaggi che hai interpretato, dai grandi risvolti psicologici, hai sicuramente saputo dare un'impronta importante in ogni cosa che hai fatto. Quindi non rendi felice solo me, ma rendi felice anche i nostri telespettatori. Però così per diciamo così rompere... per rompere il ghiaccio ti chiedo come stai. So che insomma qualcosa bolle in pentola, o mi sbaglio? diciamo che normalmente gli attori non amano parlare di qualcosa che ancora non è avvenuto, che dovrebbe arrivare, che dovrebbe avvenire, per una questione anche drammatica. Però vabbè, dai, sì. Superiamo anche queste diciamo queste sciocchezze, dai. Sto preparando il mio primo lungometraggio come regista, è un film action movie, ed è una tipologia di film che non è, diciamo, molto uso per il cinema italiano, con il panorama italiano. Come tale è complicato, come si può immaginare, anche perché miliardari come lo sono all'estero, noi dobbiamo far fronte a tutta una serie di cose, inventandoci espedienti e quant'altro. I primi progetti, dietro l'ansia, la determinazione senza dubbio, ma anche la paura, tutte quelle cose che noi poveri artisti ci portiamo dietro come retaggio scaramantico. Però è una bella avventura. Stiamo iniziando, e se tutto va secondo i nostri progetti, secondo le nostre idee, verso la metà di settembre si darà inizio al primo shock. E noi siamo ovviamente felicissimi di questo, non vediamo l'ora di vedere terminato questo progetto, e capisco ovviamente quello che dici quando parli insomma del fatto che non siamo milionari, insomma non ci sono sicuramente i fondi, esatto, che ci sono in altri posti che non siano l'Italia.
Allora, Caspar, mi permetto un attimo di, visto che non possiamo dare troppe news su questo progetto finché non vede la luce, mi permetto un attimo, insomma, di fare un passo indietro nel tempo, ripercorrere questa tua carriera meravigliosa, costellata di tanti successi, successi che poi sono tra l'altro continuativi, insomma, sei uno di quei professionisti che lavora in maniera continuativa, non è magari una, che ne so, qualcosa che si perde in una bolla di sapone, come si suol dire. È un lavoro che procede sotto vari aspetti, ti abbiamo visto come attore, ti abbiamo visto come ballerino, ti abbiamo visto come cantante e performer, e sicuramente Oddio, beh, questo. quella roba per divertirsi, è un divertimento, però l'ho fatta, mi sono divertito, ecco. Ma non è che avevo nessuna velleità né di fare il ballerino, né tanto meno il cantante, però mi sono Certo. divertito come esperienza. Assolutamente sì. Hai dimostrato insomma di avere delle solide basi di attore, di interprete sopraffino, sei tanto stimato anche dai colleghi, il pubblico ovviamente ti adora. Facciamo un attimo un passo indietro, proviamo insomma a capire come sei arrivati a quello che sei oggi, insomma un curriculum di tutto rispetto che insomma dimostra di quanto tu ti sia impegnato con tenacia e dedizione. So che hai iniziato molto presto da adolescente, che hai fatto un incontro straordinario, quello con il maestro Giuseppe Patroni Griffi. Ecco, a te la parola. Quando hai sentito che questa poteva essere la tua strada? Quando? Allora, non parliamo di tempo, così non svegliamo troppi altarini, però dirò tanto tempo fa, ho avuto la fortuna di incontrare Giuseppe Patroni Griffi. Lui è stato veramente, diciamo, colui che mi ha aperto la strada a questo mestiere, nel vero senso della parola, perché fino ad allora sì, avevo avuto delle esperienze in cinema con Dario Argento e tanti altri stellari, tanti registi bravi, però non avevo mai avuto la percezione di intraprendere un mestiere, capito? Perché poi quello dell'attore è un mestiere, questa è una carriera complicata che va costruita giorno per giorno, pezzo per pezzo, esperienza per esperienza, non ti viene regalato niente. Quindi fino a quel momento non avevo questa percezione. Quando ho incontrato lui mi disse, mi ricordo, perché come tutti i ragazzi che puntano a fare il cinema, ovviamente lui mi disse: ma quale cinema? No, tu devi fare, poi al cinema c'è tempo, sei guaglione, sei giovane. Lui mi disse che per fare l'attore bisognava fare il teatro, che è da lì che nascono i grandi attori, coloro che sono di spessore e quant'altro. E io, pur non avendo nessun tipo di esperienza da quel punto di vista, gli ho dato retta e ho cominciato poi lì la vera e propria carriera. Devo dire che dopo tanti anni ho fatto bene, perché lui mi ha insegnato il mestiere dell'attore, una cosa che oggigiorno è molto raro incontrare. Deve essere una fortuna, eh. Certo, non capita tutti i giorni di essere diretti, insomma, da un grande maestro come lui. Tra l'altro, una collaborazione che è durata 20 anni. Grazie a lui hai imparato, insomma, hai imparato ad amare i grandi classici, ma anche a recitare al fianco di artisti straordinari. Ho citato anche in fase di presentazione Valeria Moriconi, Umberto Orsini, Vittorio Caprioli, Franca Valeri. Insomma, tutti artisti di Valeria tutto Moriconi, rispetto. e questa è stata la grande fortuna, perché non solo il fatto di provarsi, no, di fronte a un palcoscenico, di fronte a un pubblico, ma era anche il fatto di avere di fronte a te una serie di attori talmente grandi, straordinari, che ti insegnavano loro malgrado. E quindi io ho avuto la fortuna di avere veramente una scuola pazzesca con grandissimi attori, grandi attrici, e che mi hanno insegnato questo mestiere. E oggigiorno, ripeto, non è una grande non è difficile che possano avvenire certe cose. Sembra ormai passata un'era, diciamo,
di quel mondo lì c'è ben poco, non è più, non c'è più. E quindi per le nuove leve è complicato trovare certi tipi di occasioni. Ed è un peccato, perché io sono dell'idea che invece dovrebbe, questo tipo di mestiere dovrebbe essere come tramandato, no? Cioè, tutti coloro che hanno acquisito nel tempo esperienza e quant'altro debbano in qualche modo lasciare ad altri anche questo tipo di tesoro, questa occasione. E invece tutto, viaggia un po' tutto a compartimenti stagni, finita una cosa si chiude e poi tocca aspettare chissà che cos'altro finché possa avvenire chissà che quale miracolo. Ed è un peccato questo, soprattutto per le nuove leve. Certo, se c'è poca possibilità, no, oggi rispetto magari al passato, c'era anche una volontà anche di creare, insomma, artisti di tutto rispetto e si aveva la possibilità di fare davvero, davvero tanta, tanta gavetta. Hai qualche aneddoto da raccontarci durante, insomma, i lavori con il tuo maestro? Aneddoti, oddio. Beh, dai, sai, dopo 30 anni c'è voglia, ce ne sarebbero a iosa tantissimi. Io una cosa che posso ricordare di lui, oltre ad essere un grande regista, autore, romanziere e quant'altro, era anche un grande attore. Solamente gli mancava una cosa, gli mancava il coraggio di mettersi di fronte a me. Io ricordo quando lui metteva sugli spettacoli e ci faceva vedere quello che in qualche modo volevano. Era di una bravura che quasi quasi noi rimanevamo così sbigottiti a guardarlo, a sentirlo. E poi diciamo, ma Peppino, ma tu sei straordinario, ma perché non lo fai? Lui ci disse: ma tu sei pazzo, io questa cosa non la potrei mai rifare. Io l'ho fatta adesso, allora fatela voi e quant'altro. Quindi lui non aveva il coraggio di poi di fare quello che è il grande passo dell'attore, mettersi in confronto con le persone, con il pubblico. Ma quando stava lì che ci dava le indicazioni, era talmente straordinario che molte volte ce lo chiedevamo: ma perché non fa l'attore? Senti come la fa lui. E vabbè, si vede che non era questa la sua caratteristica, forse migliore. Però era bravo a riconoscere i talenti. Ne ha scoperto Sì, ma uno che ho qui davanti a me soprattutto, oggi. esatto, ma sai che cos'è Laura? È che lui amava veramente questo mestiere e amava scoprire i giovani. Lui ha scoperto tantissimi attori giovani, come Massimo Ranieri, ma te ne potrei dire tanti. E questa era la sua grande caratteristica, cioè lui diceva sempre: ma io che mi metto a fare con i grandi? Cioè, che cosa gli posso dare? Questi vanno per la loro strada, già hanno il loro indirizzo. Io preferisco lavorare sui giovani perché gli posso dare molto da questo punto di vista. Era così, infatti non per niente poi una delle compagnie più importanti lui fondò insieme al gruppo dei giovani. Questo già fa capire molto, ma ha sempre avuto nel suo cuore la volontà di cercare nuovi talenti, nuove dare nuove spinte, nuova linfa al teatro e al mondo dello spettacolo. Questa è una cosa che non si trova tutti i giorni e che magari ce ne fosse di persone come lui. Mi trovi pienamente d'accordo, succede un po' in tutti i campi, non solo nell'ambito della recitazione, quindi in passato si investiva parecchio sui giovani, quindi ci manca un po', no? Questa cosa. Abbiamo bisogno di tanti nuovi ragazzi che hanno tanto da dare e voi avete anche tanto da dare, voi da insegnare, insomma, alle cosiddette nuove leve. Ascolta, Caspar, dalla trilogia pirandelliana, sei personaggi in cerca d'autore, questa sera si recita a soggetto, ciascuno a modo suo, insomma sono solo alcune delle pièce teatrali delle quali sei stato protagonista, al classico dei classici, no? Romeo e Giulietta, che poi insomma,
Tra l'altro di Romeo e Giulietta ci sono tantissime versioni, abbiamo visto quella di Carmelo Bene nel 76, e poi la più recente Romeo e Giulietta Ama e cambia il mondo, fino poi ad arrivare, senza dimenticare poi anche la versione cinematografica del grande maestro Zeffirelli, che ne fece una trasposizione tra le più fedeli al testo scritto, no? Ci sono tante tante versioni di questa tragedia shakespeariana. Tra le tante, insomma, versioni c'è anche Romeo e Giulietta con Caspar Capparoni. Parliamo di un'edizione molto, molto discussa, andata in scena, se non erro, nel 95, definita dalla critica a nudo. Ti va di parlarcene? Allora, sì, quella era, diciamo, una maniera molto spicciola per poterla, diciamo, catalogare un po', no? Nel panorama di Romeo e Giulietta, ma c'è niente di tranchant, di così anomalo. Era il giorno dell'allodola, l'unica notte d'amore, chiaramente sono nudi, ecco, e come tali poi c'è il risveglio, l'addio e quindi il dramma. Diciamo che Peppino li ha voluti, Romeo e Giulietta li ha voluti nudi, ecco, inteso proprio nudi in natura, però non era un nudo, come si dice, così, mettiamo due persone lì. Sembravano più che altro due canova, no? Un'idea molto, molto intellettuale, ecco, diciamo, del rapporto tra i due giovani, e quindi non c'era niente Di scabroso, ecco. scusa, era molto pulito, molto bello, ecco, anche da un punto di vista visivo. Sembravano due corpi accesi in questa notte, in questo giorno che stava nascendo dopo una notte d'amore, l'unica notte di felicità tra questi due buoni giovani, e poi da lì in poi succederà il film. Ascolta, Caspar, a 20 anni dall'ultima messa in scena, no? Dalla morte anche dell'autore, sei tornato poi, diciamo, a teatro con Metti una sera a cena, questa celebre opera appunto del tuo maestro, scomparso nel 2005, dove sia in veste di attore protagonista e sia regista. Come protagonista nel ruolo di Max con Laura Lattuada, Edoardo Purgatori, Carlo Caprioli e Clara Galante. Una bellissima pièce teatrale del tuo maestro che è andata in scena per la prima volta nel 67 al Teatro Eliseo, con grande successo di pubblico, così come è stato anche un grande successo poi la trasposizione cinematografica che gli è valsa al tuo maestro tantissimi premi e riconoscimenti, anche per la colonna sonora, tra l'altro, di Ennio Morricone. Questa opera, no? Che tu hai voluto mettere in scena, che hai messo in scena anche come regista, hai sentito un po' il peso di dover rivisitare un qualcosa, insomma, di sacro, lasciami passare il termine, proprio perché era stata scritta dal tuo maestro. Come l'hai vissuta questa cosa? Allora, devo essere sincero, la cosa non è nata da me. La cosa nata nella mente di Spada, il direttore artistico del teatro Fof di Roma, il quale un giorno mi chiamò e mi disse: "Senti, ma io avevo idea, una voglia di rimettere su Metti una sera a cena", siccome ormai sono passati tanti anni dall'ultima volta che è stato messo in scena, i giovani d'oggi non sanno che cos'è questo Metti una sera a cena. Sarebbe bello, e io gli dissi: "Sì, sarebbe bello, ma io che cosa dovrei fare?" E dice: "No, ma tu faresti la regia e un personaggio". Ma sì, non è che si può fare una commedia così, nel senso, è una commedia piuttosto complessa, complicata. Io poi lì per lì non avevo nessuna idea. Quindi mi è sembrato quasi una cosa enorme per me, quasi improponibile.
Poi mi ha detto: ma tu vai a casa e pensaci un po', poi tra una settimanella mi chiami e mi dici cosa ne pensi. Tornavo a casa, ho cominciato a rimuginare tutto quanto nella mia testa e se ti ripenso mi sono venute un po' di idee. Poi ecco, la difficoltà è che lui mi disse: guarda, ma ascolta, però non possiamo fare la versione integrale perché è una commedia che ha bisogno di essere svecchiata, tutta una serie di cose. E io, questa cosa mi ha messo ancora più terrore perché ho detto qui tocca metterci proprio mano al testo e io non ho detto mai andare a toccare qualcosa di sacro, cioè, è intoccabile. Poi, mentre stavo rimuginando sempre nella mia testa, mi sono ricordato che Peppino un giorno ci disse, all'epoca, quando nel 2003 la facevo, ci disse: ah, ma qui, ma che cacchio è scritto questo qua, il tuo cretino non l'hai scritta te. Vabbè, ma questa qua era nel 60, no, qua bisogna dare un'aggiustata alle cose. E qualcosa mise mano, e poi c'era anche una sua idea di voler mettere molto mano al testo, cioè proprio tagliarlo. E insomma, lui essendo pure oltretutto l'autore, chi più di lui poteva fare una cosa del genere? Poi Aldo Terlizzi, che era il suo aiuto e scenografo, ha detto: no, Peppino, no, facciamolo nella versione integrale, no, ma no. Insomma, vinse Aldo Terlizzi e la facemmo così come era stata scritta all'epoca. Però io mi ricordavo che all'epoca c'erano le cose che la gente non riusciva completamente a comprendere. Quindi questa cosa mi ha, come si dice, dato la forza e il coraggio di metterci mano e poi attraverso un lavoro di tagli e cuci e quant'altro. Siamo riusciti, anzi, sono riuscito a dare quello che credo sia una versione, tra virgolette, più attuale, no? Io poi sono sempre dell'idea, quando sento la gente che, diciamo, critici o chi per essi, che dice: ah, ma sai, è un testo datato. Non è, io dico sempre che non esistono i testi poi datati, esistono le messe in scena datate. Questo è ovvio, no? È scritto in un'epoca, in una tale moglie, in un tale preciso momento, e quindi nel tempo in cui puoi vivere passano gli anni, cambiano i tempi, tutta una serie di questioni. Se fosse sempre così, allora non potremmo fare più niente, neanche del passato, non so, Certo. Certo, Pirandello, Contato, perché tutto è datato rispetto al giorno in cui uno si vive. Quindi sta al regista e chi ne fa questo tipo di mansione tirar fuori qualcosa di diverso, di utile, di nuovo. E quindi il testo poi prende un altro tipo di forma, un altro tipo di forza. Certo. Questa è la storia. Un po' come succede anche con le canzoni, no? Le canzoni poi vengono svecchiate attraverso poi il vestito che si costruisce intorno a quel pezzo, lasciando magari invariata anche Altri una melodia. Certo. arrangiamenti e cambia tutto. Allora, Caspar, arriviamo a noi. Protagonista di tante fiction e serie televisive, ho citato in fase di presentazione Lisa di Vombrosa, Capri, Donna Detective, Incantesimo 4, Solo per amore, Le tre rose di Eva, sempre al fianco di tanti colleghi straordinari, da Luca Ward, Lucrezia Lante della Rovere, Vittoria Puccini, Alessandro Prezioso, insomma, nominarli tutti non basterebbe una puntata di tratti e ritratti. Tra tutte queste poi c'è in maniera particolare il commissario Rex, no? Questa serie televisiva fortunatissima, ti abbiamo visto per 4 stagioni, nei panni di Lorenzo Fabbri, il commissario che nonostante quest'aria un po' da duro, diciamo così, amava la musica, era incline all'ironia, piaceva alle donne, tanto, e poi sparisce di scena la quarta Rex stagione. permettendo. Rex permettendo, certo. Insomma, una fiction bellissima, ti abbiamo apprezzato tantissimo, sicuramente i nostri telespettatori saranno d'accordo con me. Da amante dei cani,
perché so che tu ami tanto i cani, non posso non chiederti com'è stato recitare al fianco di un amico a quattro zampe così bello, dolce e furbetto come Rex. Io mi sono trovato molto bene, molto a mio agio, anche come tu hai anche specificato, io amo molto i cani e gli animali in genere, quindi per me non è stato un problema. Quello che un attore normalmente nella sua professione non ami molto recitare né coi bambini né coi cani, perché sono coloro che si riescono a prendere tutta la scena nonostante magari facciano ben poco, tu magari sei lì ore che ti vieni a creare chissà che cosa e poi arrivano loro che con sempre lo sguardo, con qualche cosa, che ne so, una risata e quant'altro, ti cancellano un'ora di quello che hai fatto te. Quindi non è mai così semplice. Certo. E allora poi ci sono gli attori che magari che fanno? Magari vanno giù a testa bassa e affrontano i ragazzini, i bambini, i cani, cercando di come, predominare, no? E questo è il più grosso errore che si possa fare. E io invece ho pensato proprio al contrario, ho detto io vado verso di lui, quindi io mi appoggio a lui in toto e appoggiandomi a lui è come se mi faccio trasportare, trascinare da questa sua forza che è indubbia. E quindi bisogna essere, diciamo, più umili e pensare più a un lavoro con lui che dire ah no, ci sono io e poi c'è lui. No, assolutamente. Bisogna essere completamente di supporto a lui se non si vuole essere completamente cancellati. Assolutamente sì, mi trovi pienamente d'accordo, anche perché non è facile gestire, insomma, no? Un amico a quattro No. zampe, quindi immagino, insomma, che non sia proprio semplice. Ti ho fatto anche No. No. questa domanda in virtù proprio del fatto che so che ami gli animali e so che hai anche scritto un libro, no? Il Capobianco, dedicato al tuo cane Leroy, un amico a quattro zampe col quale vivevi in simbiosi, o mi sbaglio? Molto, sì. Io mi ricordo che quando mi vennero a proporre di scrivere un libro su quei soldi, mi venne a chiedere l'idea di scrivere questo libro, io rimasi anche sconcertato e ho detto non credo che la letteratura italiana abbia bisogno di un testo di Gaspar Cappelloni. Però loro erano rimasti così colpiti da una mia intervista che avevo rilasciato prima e su questo fatto hanno detto perché non scrivi una cosa? Se riesco ad avere un'idea non lo faccio, se no vi prego non mi costringete, non mi venite a perseguitare. E trovai questa idea che era appunto raccontare la nostra storia tutto attraverso l'occhio suo, senza gli schermi, diciamo, senza le idee di un uomo in carne e ossa, ma attraverso gli occhi di un cane che, diciamo, è più ingenuo sotto certi punti di vista e quindi è molto più coglie le cose in maniera diversa da quello come noi la pensiamo, come noi vediamo le cose. Quindi era un bel esercizio anche autocritico verso di me e verso gli esseri umani, diciamo in generale. Mi sono permessa di farti questa domanda perché so che, insomma, con il tuo pelosetto, chiamiamolo così, condividevi tutto, te lo portavi in studio di registrazione, insomma, era un rapporto bellissimo. Quindi sono voluta un po' entrare nel tuo mondo, anche perché so quanto ami gli animali. Quindi grazie anche per aver scritto questo libro, perché è giusto anche raccontare anche queste cose meravigliose che accadono insieme agli amici a quattro zampe, che sono un po' il prolungamento della nostra famiglia. E tu penso che ne sai qualcosa, so che hai tanti animali, no? Diciamo che qualche tempo fa avevo fino a 12 cani, poi adesso per tanti motivi sono rimasti in due e quindi poi penso basta, adesso non ce la faccio più ad avere tutta questa attenzione da dedicarli, magari ecco uno sì, ma uno e basta, perché ci vuole tanta attenzione.
tanto amore, tanta attenzione. E quindi adesso penso che, oppure che mia moglie, se porto un po' più di qualche cane, mi caccia meglio, capito? Quindi, E magari si tiene il cane. questo non Scherzo. lo so, però sicuro a me mi manda via, ecco, Sto questo è scherzando, ovviamente. garantito. Ascolta, Casper, ti faccio un attimo una domanda anche, visto che fa parte del tuo carnet professionale, la partecipazione a Ballando con le Stelle, settima edizione, l'hai vinta, insomma, una edizione che è entrata nel cuore degli italiani, sia per il picco di share raggiunti, ma anche perché purtroppo quell'anno c'era in giuria Lamberto Sposini e, come tutti sanno, fu colpito da una grave emorragia cerebrale, insomma, fu un evento funesto. Come l'hai vissuta da non ballerino questa esperienza? Beh, è stata all'inizio, diciamo, qualcosa che non riuscivo a comprendere, nel senso, ballo di coppia per me era proprio una cosa che non esisteva, cioè non sapevo che cosa significasse. Io ballo, ma per i fatti miei, non certo con una partner, proprio non sapevo minimamente che cosa significasse. Poi, dopo i primi giorni, ho capito che la cosa o si faceva bene, quindi dedicando tanto tempo, ore e ore, o se no era meglio lasciar perdere. E io scelto la seconda, quindi ho detto impegniamoci. Ricordo che mi allenavo intorno ai 9-10 giorni, tutti i giorni, e sono tutta una serie di dolore, parti, tutto il corpo, le mani, i piedi, le braccia. Penso che addirittura 6 mesi dopo ancora avevo i dolori di ballando, quindi è una cosa che mi sono, diciamo, portato dietro per tanto tempo. Però è stata una grande soddisfazione perché sono riuscito a vedere tutta una serie di cose che mi ha immaginato di arrivare. Certo. Ed è stata come uno show, un vero e proprio show, perché c'è il pubblico ora, di là della televisione, però per noi che ballavamo lì era come ballare col pubblico, capito? Quindi era come fare una performance teatrale, nel vero senso della parola. Più c'è la televisione che chiaramente ti portava nelle case di milioni di spettatori, però ecco, era quella la sensazione di stare in teatro ed è stata una cosa bellissima, unica, oserei dire. Certo. L'esperienza invece di tale quale show, dove ti sei, insomma, classificato, sei arrivato in E finale quella è un anche po'. lì. No, ma lì è stata veramente un'epopea, perché non si parla solo di cantare, perché fosse soltanto quello ti direi, vabbè, è il cantare come cantavano altri, e quindi già io non ero un cantante. Io l'ultima volta che ricordo di aver cantato, penso che sia stato quando ero ragazzino, che avevo 14 anni, 13 anni, che all'epoca facevo del coro Aureliano, quando c'era, non so se ancora, che era la signora Valente, ancora me la ricordo, la moglie di Paolo Valente. E io mi ricordo ero l'ultimo in alto di questa piramide, no? Di questi ragazzi, ed ero la voce bianca, oserei dire, cioè, però, poi c'è stata la mutazione vocale. E da lì in poi sono stato terrorizzato da tutto e non ho più cantato in vita mia, quindi era finito per me la parola canto. Poi è arrivato tale quale e mi è stato chiesto non solo di cantare, ma anche di cantare come cantavano altri. E questa cosa mi ha anche un po' preoccupato, perché fare Certo. le voci degli altri, cantando con l'appoggiatura degli altri, non era una cosa facile. Tant'è vero che poi quando sono arrivato a cantare Mick Jagger, Starting Up, io là mi sono fregato, nel vero senso della parola, che era, diciamo, la settimana precedente alla finale, mi sono lesionato il diaframma, che è una cosa come per un centometrista lesionarsi il muscolo
della gamba, e quindi mi ricordo che io per quella settimana non potevo nemmeno dormire, perché avendo la lesione del diaframma non riuscivo né a stare giù e neanche a camminare, proprio perché non seguiva chiaramente l'andamento della respirazione. E mi hanno fatto teche, iniezioni per classicizzare il più possibile, e mi ha permesso di fare poi l'ultima puntata. Poi mi ricordo che con fine di cantare nel blu, dipinto di blu, mi sono chiamato Conti e gli ho detto: vieni qua. Mi sono attaccato lui e ho detto: portami a sedere, che sono casco per terra. E da lì in poi è finito tutto, ma è stata una grande soddisfazione essere riusciti a fare quello che non immaginavo. Devo dire che da questo punto di vista mi sono sempre un po' sbalordito di quello che sono riuscito a ottenere tutto questo. Però è stata anche lì una bella esperienza. Assolutamente, anche perché insomma ha interpretato personaggi di tutto rispetto, quindi mostri sacri della musica. E sei stato talmente credibile che in occasione, ahimè, della morte di David Bowie hanno messo una tua foto su un giornale. No, io là addirittura mi ricordo quando vidi quella roba là, chiamai proprio il giornale dicendo qualunque cosa, perché dico: ma cacchiarola, se io clicco David Bowie o il Duca Bianco, quello che cacchio vuoi, esce fuori una multi miliardi di foto. La mia è arrivata dopo 50 riflash che ho fatto. E come siete andati a prendere la mia? Io ho detto: con tutte quelle che c'erano del Duca. Cioè, io una vergogna. Cioè, poi capirai, per me Dave Bowie era, capito, all'età mia, mi ricordo quando eravamo ragazzi, era il massimo, e vederlo così umiliato nel giorno più importante, purtroppo, ai miei sono di partita, c'è, cioè, la faccia mia, io sono rimasto veramente. Poi è andato finito su Striscia la Notizia, finita dappertutto quella storia, mi sono vergognato con l'altro, anche se io non c'entravo niente. Certo, è una storia grottesca, però fa anche sorridere poi col senno di poi, si possano commettere Certo, poi col certi senno di poi, errori. ma come si fa? Vabbè, è perché mi ricordo che da ragazzo mi diceva: ma assomigli molto a David Bowie. Ho capito, assomigli molto a David Bowie, però mazza, che vergogna. Vabbè, passiamo oltre. Da fenomena di Dario Argento a tante altre bellissime pellicole, c'è un regista per il quale ti piacerebbe lavorare? La lancio così. No, io non ho mai avuto un regista in particolare come idea di voglio lavorare con. Io voglio che sia il regista che mi dica: Caspar, ho un'idea e vorrei fare questo con te. Quello è per me il regista con cui vorrei lavorare. Perché è solo quel regista che ti potrà dare qualche cosa su quello che tu vuoi fare. Certo. Non ci saranno altri registi. Ascolta Casper, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, nella quale ovviamente ti ringrazio e chiudo questa diciamo, puntata facendoti una domanda, consentimelo un po' più personale. Che papà è Casper, visto che so che hai quattro figli? Questa sarebbe la domanda da fare ai ragazzi più che a me. Io cerco di essere un padre meno ingombrante possibile, più nature possibile, non che voglia essere un amico, per carità, perché io non credo nel rapporto amicizia tra padre e figlio, uno è il padre e un altro è il figlio, appunto. I ruoli sono quelli, e secondo me non devono essere troppo scambiati, perché poi succedono cose anche non giuste, non corrette, secondo me. Ognuno, l'importanza dei ruoli ci deve essere, ci deve essere il dialogo, quello senza dubbio, ci deve essere anche un aiuto, per carità. Però poi alla fine bisogna cercare di fargli fare la loro vita in qualche modo, e
fargli fare anche degli errori, se questo serve per poter crescere, però cerco di non essere troppo ingombrante, ecco questo, e spero di fare meno danni possibile, perché il bravo padre, secondo me, il bravo genitore è quello che fa meno danni. Certo, mi trovi pienamente d'accordo. Insomma, quello che succede poi da piccoli, poi sono traumi che i figli si portano anche da adulti, quindi mi trovi pienamente d'accordo. Ascolta Casper, purtroppo siamo arrivati alla fine. Io veramente ti ringrazio di cuore per essere stato con noi. Veramente un in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Tienici aggiornati su tutto. E che dire, salutiamo i nostri telespettatori e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Tratti e Ritratti. Alla prossima! Ciao, Alla prossima, grazie a tutti voi. A presto. a presto!